Buongiorno a tutti, ben trovati al nostro TG Meridiano. Un tamponamento tra tir stamani ha causato la temporanea chiusura tra le uscite di Valdarno e Arezzo sulla autostrada A1. L'incidente si è verificato intorno alle 6 e ha coinvolto tre tir, tre i feriti. Sul luogo dell'incidente anche l'elisoccorso Pegaso che ha trasportato all'ospedale di Siena un 56enne con trauma cranico. Gli altri due feriti, un 36enne e un 39enne, sono stati portati alla Gruccia, il primo con un trauma cranico e il secondo con un trauma agli arti inferiori. L'autostrada è stata riaperta poco fa. Ed è finita positivamente la drammatica vicenda dell'uomo di Vico Pisano che si era barricato in casa armato. Si è arreso ai negoziatori dei carabinieri che hanno trattato con lui ad oltranza e che verso le 21:40 di ieri sono riusciti a farlo uscire dall'abitazione senza conseguenze né per lui né per le altre persone. L'uomo, 46 anni, ex guardia giurata, di recente gestore di una tabaccheria a Pontedera, è stato fermato e preso in custodia dai carabinieri. L'uomo è stato accompagnato all'ospedale Pisano di Cisanello in stato confusionale. In casa aveva due pistole e sette fucili che sembra fossero detenuti legalmente. Andiamo a Firenze perché si sta lavorando per l'aumento della tassa di soggiorno. Vediamo. A Firenze i turisti pagheranno di più per la tassa di soggiorno. Il comune sta preparando un piano per la rimodulazione verso l'alto dell'imposta nei limiti che la legge impone al capoluogo toscano. È stato l'assessore al bilancio, Federico Gianassi, ad illustrare il senso dell'operazione in un incontro organizzato con le categorie economiche e gli albergatori. I dettagli della manovra, attesa tra qualche settimana, saranno svelati più avanti. Da quanto appreso dall'ADIRE circolano però già alcune ipotesi di aumento. Tutta la locazione turistica e ricettiva, coperta in larga parte da Airbnb, dovrebbe passare da 3 a 4 euro a notte. Gli alberghi a 4 stelle da 4,80 a 4,90 euro, mentre i 3 stelle da 4 a 4,50. Restano a 5 euro gli hotel a 5 stelle, la fascia ricca, cioè su cui Nardella è intenzionato a dar battaglia per innalzare i limiti del prelievo. Le previsioni del 2019 su Firenze fissano a 43,5 milioni il gettito della tassa di soggiorno e con questa operazione si stima potrebbero entrare nelle casse di Palazzo Vecchio 3-4 milioni in più. L'aumento dell'imposta di soggiorno è un aumento marginale che non va a danneggiare il mondo del turismo, anzi migliora la capacità della città di essere accogliente e di offrire servizi non solo ai residenti ma anche ai turisti, perché l'imposta di soggiorno serve a finanziare la pulizia della città, il decoro urbano, il trasporto pubblico e anche la promozione culturale e turistica. Noi chiediamo inoltre che l'imposta di soggiorno abbia gli stessi criteri in tutta Italia, perché invece ci sono alcune città come Roma e Venezia che hanno una disciplina diversa, mentre invece tutte le città d'arte, secondo me, devono essere trattate allo stesso modo. Questa modifica quanto potrebbe portare nelle casse del comune? Nel bilancio abbiamo previsto un aumento di circa 4 milioni di euro a legge invariata. Se dovesse cambiare la legge, è chiaro che per Firenze potrebbero essere dei margini maggiori, ma è ancora presto per poterlo dire e per poter individuare dei numeri precisi. Conciliare vita familiare e lavoro è un diritto, sentenza storica del Tribunale di Firenze. I giudici hanno condannato l'Ispettorato del Lavoro per discriminazioni a danno di 83 dipendenti. Gigliola Caridi. Conciliare vita familiare e lavorativa è un diritto e il datore di lavoro ha il dovere di garantirlo. Per la sua violazione, l'Ispettorato del Lavoro di Firenze è stato condannato con una sentenza da considerarsi un unicum nella materia delle pari opportunità, perché riconosce nella conciliazione vita-lavoro un vero e proprio diritto soggettivo. Una sentenza che è anche antesignana rispetto all'obbligo imposto dalla recentissima direttiva europea che introduce l'equilibrio tra attività professionale e vita familiare, imponendo a tutti gli Stati membri di adeguarsi entro il 2020. Il Tribunale del Lavoro di Firenze ha infatti accolto il ricorso presentato dalla consigliera regionale di parità della Toscana, Maria Grazia Maestrelli, volto all'accertamento della discriminazione collettiva a danno di 83 dipendenti dell'Ispettorato del Lavoro di Firenze.
Le due avvocatesse, Lucia Secchi Tarugi, anche consigliera di parità della provincia di Siena, e Daniela Cantisani, che hanno patrocinato il ricorso, hanno evidenziato una violazione che è stata riconosciuta e sanzionata, ordinando al direttore dell'ispettorato di rimuovere gli ordini di servizio interni che non rispettavano l'ultimo contratto collettivo nazionale della funzione pubblica, che concede flessibilità oraria ai dipendenti genitori di ragazzi sotto i 16 anni. In 14 infatti erano dovuti ricorrere al part-time dopo l'apertura di un procedimento disciplinare contro una dipendente. Il giudice ha anche obbligato l'ispettorato a mettersi a un tavolo con le rappresentanze sindacali per adeguare l'orario agli strumenti di conciliazione vita-lavoro. Cambiano le regole sulla privacy, ci sono nuove norme europee, la pubblica amministrazione cerca di mettersi al passo. Vediamo. Nuove norme europee sulla privacy, se ne è parlato a Pistoia nel corso di un convegno promosso da Prefettura e Provincia. In particolare è stato affrontato il tema del trattamento dei dati personali da parte delle pubbliche amministrazioni. Eccellenza, c'è una nuova normativa europea per quanto riguarda la privacy. Stamani un convegno in Prefettura con tutti gli addetti della pubblica amministrazione. Il compito delle prefetture è proprio quello di stare vicino ai comuni nei loro momenti di bisogno e sicuramente il momento del bisogno formativo è molto sentito dalle amministrazioni comunali, soprattutto quando si imbattono in una normativa nuova e complessa quale quella della privacy. La Comunità Europea, l'Unione Europea, ha emanato un regolamento valido su tutta l'Unione Europea nel 2016, ma l'applicazione nel nostro paese è avvenuta soltanto nel 2018, quindi la necessità di un'informazione e formazione è prevista proprio dal regolamento stesso, ma è assolutamente indispensabile, in particolare per quei piccoli comuni che arrancano nel loro ordinario, a maggior ragione se si devono occupare di principi generali che per loro sono ancora più difficoltosi, sia in termini di professionalità che in termini di economicità. Allora questo incontro vuole formare gli operatori dei comuni, formarli e informarli, dico, così come prevede la legge, su quelle che sono le responsabilità non solo nella gestione della privacy, dei dati che loro gestiscono, ma soprattutto sulla responsabilità del gestore dei dati, perché questo è il fulcro del cambiamento della normativa. Non più solo chi gestisce il dato, ma chi è responsabile del dato stesso, perché sappiamo perfettamente in un mondo digitalizzato la responsabilità di chi mette sul campo, soprattutto economico, un'informazione dei dati personali e le conseguenze che si possono avere. Sì, viviamo un periodo di grandi trasformazioni e queste trasformazioni ovviamente implicano la necessità di approfondimenti e di una formazione continua all'indirizzo del personale dei nostri comuni e degli enti pubblici territoriali della provincia. Quindi devo dire che è un piacere oggi ospitare il prefetto e l'ente prefettura che di concerto con la provincia organizza questo evento che andrà ad approfondire le tematiche attinenti alla privacy per quanto attiene ai profili di responsabilità, ma anche agli aspetti di rispetto che obbligatoriamente la pubblica amministrazione deve ai cittadini. Ora parliamo di sanità, economi e provveditori a congresso a Firenze fino a domani per vedere di razionalizzare la spesa pubblica sanitaria. Vediamo. Per il biennio 2020-2021 sono previsti 3 miliardi in più di finanziamento pubblico per la spesa sanitaria. Non sono molti e vanno spesi bene. Come fare? Su questo si stanno confrontando i professionisti della sanità, i fornitori, le amministrazioni pubbliche e i cittadini riuniti nel 20° congresso nazionale FARE, Federazione delle associazioni regionali degli economi e provveditori alla sanità. Dal titolo Gli approvvigionamenti in sanità, complessità dei processi e diversificazione delle competenze, una rete di professionisti per gestire il cambiamento che si è aperto ieri al Grand Hotel Mediterraneo di Firenze. La sfida è individuare i migliori modelli di approvvigionamento compatibili con la situazione finanziaria del governo nell'ottica di un'ottimizzazione delle spese e dell'efficienza in un contesto di risorse scarse. Ora, io credo che un sistema sanitario efficiente debba innovare, ma nello stesso tempo anche prendere atto che se nell'innovazione, se i nuovi modelli istituzionali ci sono qualche problema, dobbiamo poi intervenire.
diciamo che il nostro modello di governance, dove la centralizzazione degli acquisti comunque è il perno della nostra regione, nel dicembre 2018 ci siamo accorti che probabilmente per i piccolissimi acquisti, quindi gli acquisti di scarso valore ma di grande impatto organizzativo con i nostri clinici, rischiavano di essere troppo lunghi se centralizzati. Per questo abbiamo, in qualche modo la Regione ha deciso di far rientrare questa competenza dei sotto i 40.000 euro nelle aziende sanitarie. È ovvio che il comparto che sta soffrendo in maniera particolare è il personale, perché nel corso degli anni noi abbiamo assistito al blocco del turnover, al blocco dei contratti, e ora abbiamo una situazione particolarmente critica per quello che riguarda la disponibilità dei professionisti sanitari e ovviamente anche dei nuovi specializzandi. Quindi se noi dovessimo dire qual è la priorità per le regioni per la spesa del denaro pubblico investito dallo Stato, è sicuramente il rilancio delle politiche del personale, che, attenzione, non significa solo tappare i buchi ma significa anche ragionare su un incremento salariale, perché altrimenti il rischio che i nuovi professionisti giovani in particolare, sui quali noi stiamo investendo circa 250.000 euro per farli specializzare, rischiano poi di andare all'estero dove gli stipendi sono più del doppio. E ora andiamo a Grosseto, dove aumentano i turisti nel Parco della Maremma. Turismo e Parco della Maremma, un trend in crescita più 15% per quanto riguarda il periodo estivo, che porta a circa 300.000 presenze di visitatori da giugno fino a ottobre. Anche con l'arrivo della carta europea, che sarà ritirata a Bruxelles a dicembre, il Parco della Maremma come un vero e proprio attrattore. Sono dati importanti per noi, per il territorio, e sono dati che confermano che tutto il lavoro, la strategia messa in atto sta dando i risultati voluti, perché un incremento del 15% delle presenze soltanto dal 1 giugno al 20 settembre ci indicano che le innovazioni che abbiamo fatto nel corso degli anni, e in particolare anche per questa stagione estiva, trovano il consenso dei visitatori. Una risposta positiva che sicuramente è arrivata anche con l'apertura del ponte ciclopedonale sull'Ombrone. L'apertura del ponte è stato un evento epocale, l'ho detto più volte, e i risultati già si vedono. A questo noi abbiamo accompagnato la possibilità di visitare il parco in bicicletta in maniera anche più libera, anche durante la stagione estiva, quando c'è la guida obbligatoria, utilizzando guide sui percorsi anziché guide che accompagnano i gruppi, e questo è un dato che ha fatto registrare infatti un più 78,5% dell'utilizzo degli itinerari in bicicletta. La bicicletta si conferma uno degli elementi importantissimi per il turismo, per il parco, ma per tutto il territorio. Come giudica il presidente del Parco della Maremma la possibilità che l'azienda di Alberese e il parco si possano fondere insieme? Io non credo che si parli ormai più di fusione, la fusione era un argomento, un tema di dibattito di molti anni fa. Il dibattito che è in atto adesso è quello di cedere il demanio regionale che insiste all'interno del parco e che ora è in concessione a Ente Terre, che è un ente analogo all'ente Parco della Maremma, venga dato al Parco della Maremma. Questo è una valutazione su cui si sta ancora ragionando, quindi ne vedremo quali saranno le conseguenze. Rimaniamo a Grosseto per il casting dei cabarettisti. Cabarettisti provenienti da tutta Italia, noti e meno noti, dilettanti o professionisti, si daranno appuntamento a Grosseto per partecipare lunedì 28 e martedì 29 ottobre ad una due giorni di casting per far parte di una nuova trasmissione che andrà in onda anche su Toscana TV, centrata proprio su questa forma nobile dell'arte della risata. Comici, imitatori, barzellettieri, trasformisti saranno dunque sottoposti al giudizio di una commissione che vaglierà le esibizioni per selezionare il novero dei partecipanti al programma prodotto da RM Production di Milano, che questo inverno raggiungerà il piccolo schermo non solo sulla piattaforma del digitale terrestre, ma anche su quella di Sky.
Isabella Stasi, la manager milanese al comando della RM Production, ha infatti avvocato a sé un piccolo esercito di personaggi per aiutarla nella difficile cernita. Oltre al suo direttore Matteo Di Viesti, sono stati chiamati nella capitale della Maremma personaggi come l'attore Giovanni Caso, il VJ McFly Flavio Zinni, il cantante Tony Taurisano, Gabriele Sbattella alias Uomo Gatto, lo showman e attore Gianluca Zeffiro, il giornalista di Media Daniele Mariotto e l'attore e regista Pier Maria Cecchini. Suggestiva la location scelta per il casting, si tratta della Fortezza Medicea, messa a disposizione dal comune di Grosseto per il tramite della Fondazione Le Mura, allo scopo di far conoscere e valorizzare questo monumento che rappresenta uno degli esempi meglio conservati del genere in Italia. Ancora non trapela nulla di preciso sul programma che sarà registrato in provincia di Grosseto. Si parla di un format innovativo in cui si punta a mostrare le grandi capacità artistiche di ciascuno dei cabarettisti che ne faranno parte. Appuntamento dunque lunedì prossimo a Grosseto a partire dalle 14:30 nella Fortezza Medicea e per chi è interessato a partecipare le informazioni si possono richiedere attraverso la pagina Facebook di RM Production. E ora parliamo di cucina con la ricetta del giorno. Un piatto interessantissimo che ci propone il grande Luca Landi, chef del ristorante Lunasia qui all'interno dell'Hotel Plaza dei Russi di Viareggio. Allora, attenzione bene, il titolo del piatto. Sono dei pisci toscani, quindi degli spaghetti fatti con la farina di grano di Verna, conditi con del caprino stagionato della Garfagnana Caseificio Marovelli, cozze e cipollotto. Un passaggio, dai. I pisci sono fatti tradizionalmente come degli spaghetti a mano, quindi arrotolati su se stessi, un uovo ogni 100 g di farina, un mix di farine tra farina di Verna, 00 e un po' di semola, e delle cozze aperte a crudo, stufate con un po' di cipollotto e mantecate con il pecorino. Se volete appropriarvi del sapore del mare, mi raccomando questo passaggio finale da sottolineare, cioè che i frutti di mare, le cozze devono essere utilizzate con il loro siero, è fondamentale perché così il sapore del mare avrà il suo giusto merito. Siamo abituati a mangiare le ostriche con il proprio liquido, però in realtà tutti i frutti di mare hanno la propria intensità Benissimo. A crudo. Grazie Luca Landi. È tutto per ora, grazie per essere stati con noi. L'informazione torna stasera alle 19:00.